Allora, eccoci qua, 22:41, di nuovo in diretta, seconda e ultima parte di Focus. Luci, scusate, siamo in diretta, scusate se parlate tra di voi, no? Allora, luci che saltano, impianti che si fermano, deve essere Mattielli dall'alto che manda i suoi giusti improperi nei confronti della magistratura e di decisioni che sono considerate, almeno dai cittadini, nel rispetto delle decisioni dei giudici, però sconcertanti, no? Un ladro recidivo che viene preso con le mani nel sacco, che era già stato ferito da Mattielli, lo prendono e lo lasciano andare, nel senso gli danno un obbligo di dimora nel suo campo nel campo nomadi di Sant'Orso. E vabbè. Negli anni 30 conquistavamo la Libia, oggi i libici ci invadono, potenza dell'antifascismo, notizia di poco fa, Berlusconi spiato dagli Stati Uniti poco prima della caduta del suo governo, quindi Forza Italia commenta inaudito, e insomma ci sono reazioni molto vivaci da una parte e dall'altra, domani la troverete su tutti i giornali. Allora, Massimo Vidori, da dove ripartiamo, no? Perché insomma il tema portante è stato quello della giustizia e delle vittime e dei carnefici, no? Ma io ripartirei senz'altro da questa situazione paradossale che viene considerata quasi normale, ovvero quasi dovuta e forse ancora di più richiesta da molti, di dover provvedere alla propria sicurezza in termini individuali. Questa ipotesi è il fallimento ripeto quello che ho detto prima, dello Stato sociale. Cioè non è pensabile che una nazione che si ritiene, è stato detto prima, democratica, moderna e tutto quello che è stato detto, costringa i suoi cittadini a chiedere di poter essere armati, a chiedere di potersi difendere. Chiede ai propri cittadini, praticamente obbliga i propri cittadini a fare sottili distinzioni, come ha fatto prima Gobbo, tra farsi giustizia e difendersi. Stiamo parlando di situazioni che non attengono al ruolo di cittadino. Cioè, noi non siamo cittadini, noi siamo altro. Ritengo fortemente che uno Stato che fallisce in questo modo debba essere assolutamente, è nel diritto dei cittadini di uno Stato del genere, di ribaltarlo, di trovare una soluzione diversa. Un altro esempio, pensiamo alla situazione delle banche venete, Veneto Banca e fra poco la Popolare di Vicenza, che si sono trovati in una situazione, non entrerò ovviamente nello specifico, ma che cosa, pensiamo che lo Stato italiano, che all'articolo 47 della Costituzione garantisce il risparmio, non è stato in grado di garantire la corretta, diciamo, il corretto andamento di una realtà sociale così importante come una banca. Pensate che, per dire, un movimento come Indipendenza Veneta sabato prossimo organizzerà una quarantina di gazebo in tutta la provincia di Vicenza per informare di quello che è successo i cittadini, perché manca anche l'informazione, non solo manca il controllo. Banca Italia, una realtà dello Stato italiano, congegnata dello Stato italiano come un ente di controllo, in realtà è una banca privata che dovrebbe controllare delle altre banche private, cioè banche che controllano se stesse, per poi portare così al disastro economico due realtà così importanti come delle banche. Allora ripeto, non è solo uno Stato sociale che fallisce per quanto riguarda la sicurezza, come abbiamo ampiamente potuto discorrere questa sera, fallisce sul piano economico, fallisce sul piano delle infrastrutture, non è possibile non realizzare che il problema risiede nella organizzazione dello Stato italiano. In poche parole, definirsi cittadini italiani con ancora qualche speranza di riuscire a cambiare un sistema così, lo ribadisco, corrotto è proprio nella sua struttura, nella sua filosofia. E pensare di riuscire a far guarire il sistema Italia è sostanzialmente essere preda di una sorta di sindrome di Stoccolma, cioè quella strana situazione psicologica per la quale
i sequestrati provano ammirazione per i sequestratori. In buona sostanza, credo che sia veramente importante che le azioni di comunicazione, le azioni di sensibilizzazione, l'attività che varie persone, migliaia di persone ormai come me, fanno sul territorio, continui a instillare questo punto di domanda, ovvero, meglio ancora, questa risposta a tutti i punti di domanda che abbiamo visto anche questa sera si vengono inevitabilmente a creare nella testa delle persone. Non si trovano risposte a delle cose che si definiscono perlomeno sconcertanti. Bene, la risposta è l'indipendenza del Veneto. Allora, la polizia scientifica in casa di Freddy Sorgato si indaga sul suo patrimonio di 2 milioni di euro e su presunti rapporti con esponenti dell'ex mala del Brenta. Intanto si è continuato anche oggi a scandagliare il fiume, ma di Isabella Noventa nessuna traccia. Però andiamo a Treviso, parliamo spesso di caporalato per quanto riguarda il Mezzogiorno, per esempio per la raccolta dei pomodori, ma pare che a Treviso ci siano anche gli schiavi del radicchio. Vediamo il servizio. Il caporalato arriva anche nella campagna trevigiana. Sono gli schiavi del radicchio, clandestini o in nero, probabilmente reclutati nella notte a Verona per poi lavorare dall'alba al tramonto a tirare sullo spadone di Treviso il variegato di Castelfranco. Un fenomeno di cui si parla da un po' di tempo nel settore, ma che è emerso in tutta la sua drammaticità dopo i controlli dei giorni scorsi dei carabinieri, arrivati tra Franzolo e Vedelago dopo diverse indicazioni da parte di proprietari e residenti in zona, di lavoratori extracomunitari senza alcuna tutela. Comandante, insomma, esistono anche gli schiavi del radicchio? Beh, diciamo che è qualcosa di assimilabile, diciamo che abbiamo trovato in alcune coltivazioni di radicchio dei lavoratori che erano clandestini e non erano stati regolarmente assunti. Partivano di notte da Verona per andare a tirare su quintali di radicchio? Sì, con dei pulmini venivano presi nella zona del Veronese e portati nelle nostre campagne dove svolgevano queste mansioni agricole, purtroppo senza nessun tipo di assunzione. A gestire la situazione un 28enne marocchino, regolare, titolare sulla carta di una cooperativa che con il furgone caricava ogni notte da Verona almeno 4 clandestini che poi portava tra i campi trevigiani dove lavoravano ininterrottamente fino a notte, quando risalivano nel furgone per essere poi scaricati nel Veronese. Il controllo è arrivato mentre i clandestini lavoravano curvi tra il radicchio di Castelfranco appartenente ad un'azienda di Scorzè che aveva affidato la raccolta alla cooperativa veronese. I proprietari del fondo si sono detti all'oscuro di tutta la vicenda in quanto avevano affidato in appalto il servizio di raccolta. Non sarebbe però un caso isolato, legato anche ai prezzi di mercato del radicchio che soprattutto quest'anno per il Rosso di Treviso ha quotazioni che a fatica coprono i costi di produzione. Ora i 4 magrebini clandestini sono stati identificati ed espulsi, mentre il titolare della cooperativa dovrà rispondere sia all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ma anche al giudice per sfruttamento di manodopera. Per i carabinieri l'episodio è la punta di un iceberg sul lavoro nero e clandestino nelle campagne trevigiane, che potrebbe riservare ulteriori sviluppi di indagine tuttora in corso. Servizio di Lucio Zanato che la mattina alle 8:10 conduce Sveglia Veneti, nuova trasmissione di grande successo di Rete Veneta. Zanato, Lucio Zanato, un ospite, domani c'è Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, e la inossidabile Mirelluccia. Ci vorrebbero più persone come Gobbo e Gentilini in Italia, basti vedere come si viveva bene. Aveva il telefono a Treviso. In mano. No, aveva. Si è scritto solo nel servizio. Visto che... Beh, qualche anno fa che avevamo anche qualche cittadino, insomma, che ne ha dato la mano. Leonardo Quadrini. Allora. Sono belle le battute, l'ironia di Padrino. Alla fine fa sempre la pillola di saggezza, sì, di Leonardo. Magari. No, beh, insomma, il servizio che abbiamo visto, bisogna distinguere tra un fenomeno diffuso e dei casi isolati, perché comunque la tenuta del sistema, secondo me, previdenziale e sulla legalità nel Veneto c'è. Si tratta di capire se ci possano essere dei contratti che hanno una loro tipicità legata o a determinati ambiti o a determinati settori, perché esiste oggi un'azione di dumping che viene fatta, penso ad esempio ai trasporti, che viene fatta rispetto agli operatori nostri, indigeni, che devono subire una concorrenza specialmente sulle grandi tratte, dove imprese ai limiti della legalità
fanno fare gli autisti a soggetti che hanno una copertura previdenziale, un costo molto diverso, e questa è una concorrenza sleale. L'Europa di questo non si è mai occupata, anche se sta penalizzando ad esempio tutto il settore dell'autotrasporto. Anzi, la Slovenia. Sì, ma anche altri paesi. È bello questo, da quando avete iniziato la trasmissione, sì, il debito pubblico è salito già di qualche milione. Non per colpa nostra, nel senso che insomma, sì. Due cose volevo dire. Cioè, questo, io mi auguro, come è stato detto prima, che questo sia solo un episodio, perché insomma abbiamo intere regioni del sud che purtroppo il fenomeno del caporalato è un tema molto molto grave, perché lì si chiama proprio sfruttamento, è schiavismo, perché se tu dai 2,50 euro l'ora a delle persone che in momento di crisi sono sia italiani che stranieri, che sono costretti a lavorare, siamo veramente a un livello di stato medievale. Io mi auguro veramente che questo sia solo, che sia solo un episodio. Una cosa volevo però chiedere al collega, certo, di Indipendenza Veneta, no? Collega, perché parla, no, di stato, collega, amico, non so, compagno, non ti posso chiamare. Sei interista forse? Sì, forse. No, io niente, tutto questo discorso, ma io da quello che non, senza polemica, no? Cioè, allora, ma, non ci credo, senza polemica non ci credo. No, no, una domanda, no, velocemente, no? Lo stato non c'è. Quindi se dovessimo diventare indipendenti, noi saremmo più sicuri, più felici, con una sanità migliore e più ricchi. È una domanda che io ho sempre cercato di fare, cioè se qualcuno mi riesce a spiegare la sanità, questo, la sanità è già abbastanza buona, nel vero, quindi cioè, ma guardi, per capire, no, senza polemica, no, no, perché rispondo, si continua a parlare di uno Stato italiano che fa schifo, rispondo, Indipendenza Veneta, ma io questo punto voto anch'io Indipendenza Veneta, se dovesse, no, no, ma però tecnicamente, senza demagogia, ecco. Sì, non per essere così legato al puro denaro, ma perché il denaro nella società moderna di fatto serve anche, oltre che per comprarle, per misurare le cose. Lei deve sapere che, lo sapranno molti di quelli che ci ascoltano, visto i messaggi che sono arrivati, che lì a stima, su grandi cifre, il Veneto versa un totale fiscale, sì, intorno ai 70 miliardi di euro. Riceve in servizi completamente, forze dell'ordine, pensioni, tutto qualunque cosa, 50. Restano a Roma 20 miliardi di euro l'anno. Se lasciando tutto com'è, 20 miliardi di euro sul bilancio della regione Veneto, chi è stato assessore, consigliere o assessore regionale lo sa benissimo, provi a immaginare cosa si potrebbe fare a parità di tutto, senza cambiare niente nell'organizzazione. Se poi pensiamo che inevitabilmente, ovunque capita, arrivino i veneti, le cose vengono efficientate mediamente, probabilmente i miglioramenti sarebbero ulteriori. Allora, se lei provi a immaginarsi, io vengo da una provincia, Belluno, che ha un residuo fiscale nei confronti dello Stato italiano di circa 800 milioni di euro all'anno. E il bilancio provinciale è stato quantificato per quest'anno in 46 milioni di euro. Se Belluno, se la provincia di Belluno avesse 800 milioni di euro in più all'anno da spendere in strade, infrastrutture, servizi e quant'altro, provi a immaginarsi cosa potrebbe essere la qualità di vita. Quindi lei, alla prossima tornata elettorale, voterà Indipendenza Veneta? No, non mi ha convinto. allora non l'ho convinto. Allora, te lo verifico. Allora, prima è stato fatto un passaggio sulle banche e penso che sia veramente qualcosa di... Si può recuperare il microfono che l'hai caduto? No. Basta tirarlo, se lo tiene, lo tenga lì pure. No, dicevo, sotto il punto di vista delle banche, penso che quello che succede in Italia sia qualcosa di assurdo. E, beh, insomma, risparmiatori che arrivi là e gente che magari ha messo una vita alla liquidazione per avere i 30-50 mila euro per dopo avere un futuro, quantomeno per pagarsi le medicine. Io sono stato recentemente in un CDA, in un'assemblea di una banca, e vedere, insomma, faceva togliere il cuore, insomma, sti anziani che dicevano: io con le azioni mi hanno bruciato tutto, ho messo 50 mila euro, oggi valgono 5 mila, non me li danno indietro, ho problemi a comprarmi le medicine, perché dopo noi facciamo grandi voli pindalici, eccetera.
E qua c'è un problema di fondo, trasversale, intendiamoci, non è colpa della sinistra o della destra, è un problema trasversale, è un problema di organizzazione del nostro sistema. Però non condivido la prossima pieno... volta la no, 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 no. Pur essendo un veneto di Midollo convinto, però ecco, quindi l'aspetto delle banche condivido al 100%, cioè oggi il sistema bancario così come è strutturato è un sistema che va a tutelare i grandi gruppi e le grandi lobby che vanno a gestire il potere e che su questo vanno a fondare il proprio la gestione anche del potere politico, perché loro tramite le banche vanno a controllare il potere politico. Dove i cittadini riescono a riuscire a superare questa fase, a riuscire a dare un segnale? Quando i cittadini col proprio voto, in maniera libera e democratica, danno un segnale forte. Quando la gente in maniera, diciamo, libera e democratica va a dare un'indicazione chiara e inequivocabile. È successo in passato nel 92 e mi auguro che succeda nelle prossime anche tornate elettorali. Perché dico questo? Oggi si leggeva appunto del spionaggio nei confronti di Berlusconi. Bisogna ricordare una cosa: Zapatero, che non è sicuramente un esponente di destra, ma è stato presidente della Spagna di sinistra, ha detto che il governo Berlusconi è stato abbattuto perché Berlusconi, il governo Berlusconi ha rifiutato il finanziamento da parte dell'Europa per evitare la bancarotta dello Stato. Perché non si è, diciamo, soggiogato a quelle che erano le decisioni della Merkel, della Francia, della Germania. Questo per dire cosa? Non tanto perché Berlusconi era più o meno bravo, perché anche lui, insomma, ha commesso i suoi errori, come ha fatto di bene e del male, eccetera. Ma il dato vero è che viviamo una situazione in cui le grosse lobby economiche internazionali vanno a gestire in maniera reale il vero potere. Il dato vero è questo, perché se noi andiamo a indagare tra la gente, intervistare di destra, di sinistra o di centro, e gli chiedi: ma l'extracomunitario che arriva qua senza lavoro, che viene a delinquere, è giusto andarlo a cacciare il proprio paese? Tutti ti dicono di sì, il 90% dice di sì. Ma allora come mai però questo sistema non cambia? Allora, circolo Bilderberg, insomma, no? La teoria delle grandi lobby internazionali. Vediamo le piccole truffe quotidiane. Questa è la truffa della fede, un servizio di Bassano del Grappa. Poi chiudiamo con Giampaolo Gobbo e Leonardo Padrini. Mai fidarsi delle apparenze, lo sanno bene i bassanesi e pare non siano pochi, che negli ultimi giorni sono caduti nella trappola di una giovane di bell'aspetto che è riuscita a sfilare loro decine di euro con un semplice quanto efficace trucchetto. Quando addocchia le sue prede, in prevalenza uomini di mezza età o anziani, la ragazza finge di aver trovato a terra una fede uguale a quella che state vedendo. Si avvicina al malcapitato chiedendo se sia il proprietario dell'anello e lascia alla sua vittima la fede trovata a terra, dimostrando disinteresse per il prezioso oggetto. La ragazza saluta e finge di allontanarsi, salvo ripensarci qualche secondo dopo e ritornare dal malcapitato chiedendo in cambio del prezioso anello una somma in denaro. Da quanto emerso finora, la ragazza sarebbe riuscita a spillare centinaia di euro alle sue vittime, pronte a ripagare la generosità della giovane, convinte di aver fatto comunque un buon affare. Una convinzione però di breve durata, visto che una volta mostrata ad un esperto, la fede è risultata un perfetto tarocco. Servizio di Barbara Todesco, fate attenzione anche nei supermercati. Adesso l'ultima tecnica, si butta da uno scaffale un prodotto per terra, la massaia si distrae, intanto le portano via il portafogli senza farsi vedere. Giampaolo Gobbo e poi Leonardo Padrin. Chiudiamo questa trasmissione che abbiamo dedicato a Hermes Mattielli, che probabilmente dalla sua avrà protestato contro la liberazione del ladro a cui aveva sparato e che si è rimesso a rubare. Ma io credo che appunto questi episodi siano proprio i paradossi di un qualcosa che il cittadino non riesce a mandar giù. Cioè, sono situazioni così paradossali che non...
non si capiscono, non vengono recepite, al di là di tutti i discorsi che si possano fare. Ma credo che anche il più, diciamo, il più buonista dei buonisti, di fronte a queste situazioni, si faccia delle domande. E credo che si debbano fare delle domande anche chi è preposto a questo, a partire appunto dai partiti di governo. E questo credo sia importante in questo momento, dare anche dei segnali immediati. Purtroppo non c'è, come si ripete, come credo abbiamo detto tutti, non c'è la certezza della pena, pur avendo una polizia, i carabinieri, la finanza, avendo dei corpi che sono eccezionali, quindi, e quindi che prendono anche praticamente questi banditi, questi delinquenti. Ma il loro lavoro poi viene sminuito, non viene assolutamente portato a termine quello che fanno, proprio perché poi non c'è la certezza della pena. Questo credo sia uno dei problemi, anche questo sia uno dei problemi che oggi possiamo affrontare. Parlando poi un po' in generale, scusa che l'amico assessore appunto diceva, effettivamente dobbiamo capire che l'Europa è purtroppo come l'ONU, come la NATO, vanno bene a orologeria. Abbiamo visto che la Libia è stata bombardata anche con il nostro presidente Napolitano, che dava il là, anzi dava il via dalla Francia, che non aveva avuto il permesso, o quantomeno il via, perché parliamo di bombardamenti, né dalla NATO né da altri, diciamo, da altre istituzioni importanti. Quindi è la riflessione che si fa adesso, è questa. Questi vogliono e possono fare quello che vogliono. Noi invece purtroppo in Europa non contiamo nulla. Zero. Questo è il problema. E chi governa l'Europa abbiamo ben visto che è la Francia e che è la Germania. Tutti gli altri purtroppo contano poco. Adesso ci sarà l'Inghilterra che darà un ulteriore segnale di questa situazione, per cui io dico purtroppo siamo, non voglio dire adesso entrare in tutti questi discorsi, sì euro, no euro, eccetera, eccetera, ma siamo, basta vedere quello che succede con i confini, basta vedere quello che succede con altri stati, e noi invece qua praticamente a subire tutto quello che sta accadendo e che gli altri invece ben si difendono in casa propria. Quindi questa è la riflessione che dobbiamo fare. Allora, regola numero uno: tutti i migranti che arrivano senza documenti vanno considerati clandestini a prescindere, quindi ma lo fa espulsi. Padrino, allora una domanda finale potrebbe essere quella che ha preceduto la pubblicità. Perché la politica, sapendo che la sicurezza è anche elettoralmente un bacino di voti, non interviene? Cioè non fa quello che i cittadini si aspettano dalla politica? Perché secondo me servono atti di coraggio. E in questo momento, quando lei prima direttore diceva il trio, io pensavo a Renzi, Alfano e Verdini, che sono quelli che oggi stanno governando il nostro paese. Ma non perché io ho un interesse politico a dirlo, perché lo ha detto il Presidente del Consiglio, sulla fedeltà di Alfano e Verdini al cambiamento. Il giudizio politico lo farà chiunque. Secondo me sarebbe importante che questo trio si presentasse alle elezioni insieme, in modo che ci fosse un giudizio da parte dei cittadini su chi ha governato gli ultimi mesi, gli ultimi anni di questo governo. Questo sarebbe un elemento di chiarezza. Ma io volevo dire un'altra cosa, certo, direttore. Certo. L'ultimo servizio che ha fatto. Sì. Se io dovessi esprimere la mia simpatia, la esprimo la truffatrice. Perché? Perché se non altro sviluppa l'intelletto. Mentre quelli che si appropriano di un bene altrui mentendo sulla proprietà, in fondo non dico che meritano di essere truffati, ma non sono certo migliori della truffatrice. Allora, grazie a tutti veramente. Domani vi ricordo 8:10 Sveglia Veneti, trasmissione in cui potete intervenire in diretta telefonica e potete quindi parlare. Qui siamo in tanti, non si potrebbe avere telefonate perché sennò il dibattito sarebbe interrotto troppo spesso, ma domani mattina lo potete fare con Lucio Zanatto, Leonardo Muraro e Mirella Tuzzato. Sono le 23:06, grazie per la vostra attenzione.
Attenzione, ci vediamo domani sera. Domani sera tra gli altri ospiti Elena Donazzan, assessore all'istruzione e al lavoro, per cui parleremo anche di Job Act e di quant'altro. Buonanotte, arrivederci. Arrivederci. Buonanotte. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.